chiudiamo la campagna elettorale, l'ultimo comizio. Diciamo a palazzolo.net è ritornata, finalmente ci riprende. Il Legio se lo sono portati, però la ripresa ce l'abbiamo. Noi non abbiamo bisogno. Buonasera Palagiano. Quella della competizione elettorale è stata per tutti noi un momento di grande crescita personale. È un momento in cui abbiamo deciso di confrontarci, di metterci in gioco. Soprattutto noi candidati abbiamo deciso di mettere in gioco quello che è il nostro patrimonio di rispettabilità e di credibilità che faticosamente ci siamo conquistati nella nostra vita. Per me breve, ma per gli altri un po' di più. Non abbiamo velleità di potere. Incominciando questa campagna elettorale abbiamo sempre pensato che il nostro obiettivo sarebbe stato quello di raccontare noi stessi, e noi veniamo su questo palco a raccontare noi stessi, a raccontare le nostre idee, le nostre speranze, quello che è il nostro modo di immaginare la nuova Palagiano, per una volta non diversa, come diceva Vito, non diversa, ma finalmente normale, dove i giovani finalmente ritornino a guardare, a vedere con fiducia l'ufficio comunale, il comune, inteso nel senso più alto del suo significato, e non più come il luogo deputato allo scambio del favore con questo o con quell'amministratore. Noi siamo venuti qua a raccontare noi stessi, a raccontare le nostre idee, e abbiamo la grande fortuna, come diceva Vito, di non avere censori che ci controllino i comizi, quello che vogliamo dire. Sì, un accordo di massima c'è, però noi non abbiamo bisogno di censori. Io anzitutto, se mi consentite, vorrei ringraziare il nostro candidato sindaco, il dottor Vito Cervellera, per averci regalato questa esperienza esaltante, bellissima. Grazie Vito, io non dimenticherò mai, fino a quando campo, questo momento. Grazie. Io spero che Vito Cervellera sia il prossimo sindaco di Palagiano, perché, come dice sempre lui, lui può rendere questo paese normale, e solo lui può farlo, perché lui è una persona speciale, una persona che ha mantenuto la sua integrità morale e civile anche in questi tempi di smarrimento politico e culturale. Io voglio che Vito Cervellera sia il prossimo sindaco di Palagiano, perché non solo perché rispetto agli altri è più libero, non c'ha dietro nessuno, ma soprattutto perché al suo fianco c'ha noi ragazzi, uomini e donne di Palagiano, che fin dall'8 maggio siamo disposti a spendere tutte le nostre competenze per questa collettività. Io spero che Vito Cervellera sia il prossimo sindaco di Palagiano, perché solo lui può cambiare questo paese, solo lui può cambiare la politica palagianese e far vivere al suo interno il segno di una grande speranza, di un grande cantiere di speranze. Io spero che Vito Cervellera sia il prossimo sindaco di Palagiano, perché per lui vincere non significa occupare il potere solo per gestirlo, ma per lui vincere significa amministrare, per sprigionare le risorse e le generosità di questo paese, dei palagianesi, che sono compresse da tantissimo tempo, da prima ancora che io nascessi. Io spero che Vito Cervellera sia il prossimo sindaco di Palagiano, perché la Palagiano migliore ha bisogno di una virtù, la passione civile e la mitezza d'animo, le virtù che si leggono sul volto di Vito Cervellera, un uomo da un cuore. Rivestendo anch'io, come ha fatto Angelo Belmonte in queste sere, per un attimo i panni di un'indignata speciale, lo faccio perché siamo stati accusati di essere una coalizione priva di identità culturale. Io sono laureata in filosofia e storia, e quindi dall'alto del mio bagaglio culturale posso permettermi di ricordare a qualcuno che forse lo ha dimenticato che mettersi a disposizione di una comunità, porsi in confronto con gli altri, significa farlo non necessariamente presentando o vantando un titolo di studio, ma soprattutto con la semplicità, con l'umiltà con cui, concedetemelo, noi della coalizione siamo entrati nelle vostre case per presentare un programma politico ed un ideale politico che vorremmo realmente concretizzare qui a Palagiano, per dare un'aria pulita alla nostra Palagiano. Scusate, sono emozionatissima stasera, forse perché c'è anche il peso di una campagna elettorale che si sta chiudendo. Sono giorni di sacrificio per tutti. Io sono qui
donne. Quelle donne che da sempre si contraddistinguono per la loro determinazione, per la loro capacità di sacrificio, per il loro coraggio, per la forza con cui affrontano giorno dopo giorno le lotte per appunto portare avanti i valori e gli ideali in cui credono. Per questo questa sera io sono qui e vi invito a nome di tutte le donne che credono e che vogliono lottare, sosteneteci, perché è giusto consentire e dare la possibilità a noi della coalizione, ma soprattutto alle donne della nostra coalizione con Vito Cervellera, di poter credere in quel famoso sogno a cui ho fatto riferimento venerdì scorso. Grazie. Il candidato di Italia dei Valori, la Saracina, non fa il delegato all'ILVA, l'RSU all'ILVA, è componente della segreteria provinciale della UIL, si occupa di turismo, tessile e di commercio, è particolarmente impegnato nel sociale, considerato che la battaglia che lui già da qualche tempo porta avanti è relativa alle ragazze madri e ai padri separati. Questo è il suo orgoglio e lui cercherà, se avrà la possibilità, di risolvere qualche problema in quella direzione. Io voglio entrare subito nel merito del mio intervento, perché questa è stata una campagna elettorale veramente micidiale. Cioè, per certi versi mi ha ricordato le vecchie campagne elettorali, quelle che si facevano 30 anni fa, per capirci, quando si prendevano sotto braccio le persone, quando... Questa volta invece, oltre a prendere sotto braccio le persone, sono nate una miriade di categorie di persone. Sono nati imprenditori che hanno promesso posti di lavoro a Iosa. Sono nati degli imprenditori edili che hanno promesso le case. Dici, che qual è il problema? Ti manca la chiesa, ci penso io, non ti preoccupare. Addirittura piccoli scrivani che si sono permessi il lusso di dire alle persone, solo per aver compilato un modulo, ha avuto i soldi grazie a me, se no non avresti avuto nulla. Ci sono questi personaggi in giro. Tra l'altro vorrei anche fare riferimento a alcuni, come si dice, apprendisti stregoni della politica, cioè persone che da bruchi, militando in un partito, sono diventati farfalle e hanno cominciato a svolazzare da un partito all'altro, da una lista all'altra, come fanno le farfalle sui fiori, no? In cerca di un nettare che probabilmente non troveranno mai, perché quando tu lasci un'idea, quando lasci una casa per andare da un'altra che è stata tutt'altra parte, evidentemente tu non hai capito cos'è la politica, non hai capito come funziona la politica, tu non hai capito niente, ragazzo mio. E grazie. E oltre a questo, il mio appello al voto vuole essere particolare. Non mi piace fare polemica, lo dico in premessa. Siete proprio tanti, eh? Siamo di più degli altri di prima. Per questo passeremo il primo turno e vinceremo il ballottaggio. Grazie di cuore a tutti per essere presenti. Qualche giorno fa in qualche comizio ho detto, speriamo che qualcuno ad andare con lo zoppo non impari a zoppicare. Mi sa che ha imparato già a zoppicare, perché stasera ho sentito delle corbellerie veramente inaudite. Come si fa a venire a dire a noi, alla nostra coalizione, che noi non sarà il programma, non l'abbiamo detto, non sappiamo quello che dobbiamo fare. Noi non sappiamo quello che abbiamo. Voi ci avete copiato il programma! E lo possiamo dimostrare sul sito, il nostro programma è da mesi, voi siete usciti all'ultimo, siete usciti, giusto per capire, che poi facciamo un altro passaggio, subito dopo le mie primarie, a spezzarmi le gambe, perché stasera avete sentito dalla loro bocca, io non sono un politico, non aspiro a posizioni politiche, io sì, io sono un politico, questo è il problema, che voi, tu non sei un politico, e lo sanno anche le tue ombre, lo sanno che non sei un politico, questa è la verità, che sei un transitorio, sei una stella che passa, sale e scende, il tempo giusto per spezzare le gambe a Vito Cervellera, perché dopo le primarie dovevo essere il candidato unico del centro-sinistra, ma le due ombre
vogliono, Vito non è manovrabile, questa è la verità, Vito non è manovrabile. E si viene a dire, noi non sappiamo quello che dobbiamo fare, noi l'abbiamo detto, noi faremo il PUC, che voi non avete fatto, che gli altri, quelli della coalizione di Serra, la pseudo centrodestra, non ha fatto, gliel'hanno bocciato e gliela bocceranno sempre. Noi siamo gli unici che possono fare quella cosa, non solo lo faremo, ma abbiamo la capacità per farlo, la credibilità. Vi ho detto l'altra sera, non basta dire voglio fare questo, bisogna vedere se sei credibile per fare quelle cose là, se sei capace per fare quelle cose là. Ci vuole questo, invece il tuo sindaco uscente mi ha attaccato personalmente, sullo mio stato di salute, sulle mie assenze, dall'altra parte gli ex compagni di merende del sindaco uscente, una delle ombre di cui parlava Belmonte l'altra sera, mi ha attaccato anche lui personalmente, perché speravano che io perdessi le staffe, venissi qua. Io purtroppo, come ho detto l'altra sera, una persona istintiva, una persona spontanea, quando perdo il fatto, stavolta non mi fregate. Non mi fregate. Attacchi solo politici. Noi porteremo alla normalità questo paese. Lo porteremo col piano urbanistico generale, lo porteremo col piano commerciale, se sono fatti il piano commerciale il consiglio comunale, dove lo facciamo? La strada, la separazione di qua, di là, il tuo suolo dove va? Il mio va di là, il tuo di là. Noi la dobbiamo smettere, sono 20 anni, 30 anni che questi interessi personali bloccano questo paese, 30 anni che lo bloccano, e se voi voterete quelle coalizioni lo bloccherete ancora. Faranno sempre la guerra e il paese morirà, come sta morendo, è morto, è il fanalino di coda della provincia di Dato. Noi siamo quelli, ve lo ricordate, il palazzetto dello sport, noi siamo quelli che 5 anni fa, con l'elmetto, noi lo faremo veramente, il palazzetto dello sport, noi aiuteremo gli imprenditori nella zona industriale, hanno fatto un 40 anni, sarà bocciato pure quello, sarà rinviato, signori, però bisognava fare propaganda elettorale, mettere quanto di più è possibile, perché bisognava intercettare tutti i voti. A proposito degli intercettamenti dei voti, ve l'ho detto l'altra sera, però stavolta vi faccio le foto. Se portate i pacchi alla povera gente per fregargli il voto, per rapinargli il voto, vi faccio le foto e le metto su YouTube. Veramente, guarda, è una cosa vergognosa, questa, l'uomo, dov'è l'uomo? Dicevo, il PU, il PIP, piano insediamento produttivo, piano urbanistico generale, il piano commerciale, il turismo, vengono a riproporre qua, vengono noi nel programma, sappiamo quello. Noi sappiamo quello che facciamo, voi avete avuto chi sta alle vostre spalle, possibilità di fare e non ha fatto niente in questi 10 anni, negli altri 10 anni e negli altri 20 anni, quindi non fare, siete stati già messi alla prova e avete fallito e volete continuare a far fallire questo paese. Noi possiamo farli perché siamo credibili, abbiamo le capacità, ripeto. Quando si arriva in campagna elettorale si parla di tutti parlano di turismo, di Chiatone, ma i punti che ci sono, ma bisognava aspettare in campagna elettorale e dire le strade le faremo, faremo il parcheggio, ma ve lo ricordate il parcheggio alle ferrovie che si parlava l'altra volta? Le chiacchiere, hanno venduto sempre, solo ed esclusivamente chiacchiere. Noi sistemeremo Chiatona, la nostra, perché per noi il turismo è un valore importante, l'abbiamo visto dalla campagna elettorale, avete visto in viaggio per Palagian, l'intelligenza, la creatività dei nostri amici, compagni, giovani del nostro gruppo, la loro intelligenza,
dirigenze in alcuni partiti dove ci sono le ombre non vanno bene. Meno sei intelligente meglio è, meno problemi sono, questa è la verità. No. Sapete perché? Vi voglio dire una cosa. Sapete perché non fanno il piano regolatore, non fanno il piano commerciale, non vogliono portare la normalità a questo paese, la regolarità? Perché se tu c'hai un regolamento, se tu c'hai una norma, il cittadino va sul comune e dice: caro amministratore, caro sindaco, in base a questo articolo, in base a questo regolamento, tu la concessione me la devi dare, se no ti denuncio. Allora loro non le fanno queste cose, perché poi quando un cittadino va, non essendoci la regola, non essendoci la norma, c'è la discrezionalità. Se sei bello, se mi voti, se fai quello che ti dico io, allora la concessione te la do, il balcone più largo te lo faccio fare, il vano tecnico te lo faccio costruire. Questa è la mala politica, e loro ne sono portatori. Questa mala politica, dobbiamo risvegliarci, dobbiamo liberarci da queste ombre, come diceva Gramsci, l'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva, la dobbiamo estirpare questa gramigna, la dobbiamo estirpare per piantare margherite, per una nuova primavera a Palagiano. Hanno parlato pure di medico, di ambulanza medicalizzata, lì è stato proprio, cioè, è il colmo. Scusa, ma 10 anni, aspettate, quando è oggi? 4 maggio, ma questi giorni per dire mettiamo il medico a bordo, quando lo dovete, mo lo dovete mettere il medico a bordo, voi avete il potere, voi siete gli amici, adesso lo dovete mettere il medico a bordo dell'ambulanza, non quando vincete, voi siete gli amministratori, non noi. L'appello a sinistra di Mario era legittimo, a recuperare un po' tutti, a dare voce a tutti. Quando, una cosa vi voglio dire, quando si parlava di ombre ad Angelo Belmonte, che so che stasera è impegnato per lavoro, bisogna mettersi i corni con questi. Quando parlava di ombre, vi voglio far sorridere un po', quando parlava di ombre, caro Angelo, non devi parlare solo delle vecchie ombre, ma devi parlare anche delle nuove ombre o delle seconde ombre, quelle che marcano stretto il dottor Tarasco. Gaetano, attento, non giocare in difesa, gioca all'attacco, smarcati da quelle ombre, smarcati! Guardate che dall'inizio della campagna elettorale come una ventosa attaccata. Noi siamo quelli più credibili, quelli che veramente possono cambiare questo paese, lo possono rinnovare. Siamo coesi, abbiamo solo 3 liste, un gruppo di 48 persone unito, compatto, non ci sono bocche da sfamare, sono tutte persone che lavorano, che vogliono dare un contributo. Questo film l'abbiamo già visto, l'abbiamo visto 5 anni fa, 7 liste, 140 candidati, meno male, sai perché? Ve l'ho detto l'altra volta, sai perché non voglio andare al ballottaggio? Perché se vanno al ballottaggio gli stessi candidati remeranno contro, perché si renderanno conto di essere stati presi in giro da queste persone, per questo noi invece se andiamo al ballottaggio vinciamo sicuro, non abbiamo bisogno di nessuno, perché noi non abbiamo ingannato nessuno. I nostri candidati non abbiamo promesso niente, perché signori miei, ho perso le margherite, e questo è legato al discorso delle margherite, perché quell'amico mi diceva bisogna dire che siamo seri,
lo dobbiamo ricordare a tutti i cittadini. Qui non è questione di destra, di sinistra, di centro, che ha una sua valenza, ma qui è questione delle persone, della serietà. Noi non possiamo essere complici di un progetto ingannatore di una persona o di un'altra, o ingannatore di tutta una comunità. Non possiamo essere complici di questo progetto. Non possiamo noi dire ai cittadini: fate questa cosa, per poi il giorno dopo lamentarsi. Bisogna essere seri. La serietà, la verità. Sul comune non c'è più una lira. L'hanno messo a nudo, come un marmo. A nudo. Non c'è più una lira. Quindi occorre fare sacrifici. Ma i sacrifici li possiamo fare noi, ve l'abbiamo dimostrato in questa campagna elettorale. Senza sprechi, senza megalomanie. Hanno criticato, una coalizione ha criticato l'altra per le gigantografie. Adesso che stiamo finendo in campagna elettorale, che si sono resi conto che stanno perdendo terreno e che siamo noi quelli che passiamo al primo turno, i loro manifesti da piccolini così aumentano, stasotte che faranno? Copriranno tutto con un'immagine di una persona. L'uomo dov'è? Nella gigantografia. L'uomo dov'è? Noi, oltre alla liberazione di questo paese da queste vecchie ombre, noi parliamo di solidarietà, noi parliamo veramente all'uomo, perché quando noi veniamo qui e non parliamo di altro, ma parliamo di una casa famiglia per anziani, ne abbiamo parlato solo noi. È perché noi siamo attenti alle persone, siamo attenti ai bisogni degli anziani, le vicissitudini in cui versano oggi, perché i figli lavorano i mariti, lavorano le mogli, e quindi c'è questa difficoltà. Noi abbiamo l'attenzione per questo. Altro che la coalizione di Cervellera non ha detto niente, non sa cosa deve fare. Noi siamo l'unica vera forza politica di questa campagna elettorale, l'unica vera forza politica. Noi abbiamo fatto le liste promettenti, noi abbiamo fatto le liste per cambiare questo paese, per rinnovarlo. Vogliamo creare anche occupazione, anche lavoro. E lo vogliamo crearlo in maniera innovativa. L'altro giorno vi parlavo dei sussidi che danno sempre nella stessa maniera, in maniera clientelare, no? Se mi voti, come il pacco, se mi voti ti do, se no niente. Noi vogliamo dire alle persone che hanno un disagio, rispettando la loro dignità, che noi il sussidio te lo diamo, ma devi lavorare per il comune. Abbiamo bisogno di custodire la Cassa delle Culture, che sono sguarnite, spesso diciamo, ci vuole molta attenzione. La villa comunale, una cosa che vogliamo fare è togliere quella siepe, dare visibilità di questo verde e metterci un custode, i bagni, il segno della civiltà, il cimitero. Ve lo risolviamo il problema, ve lo risolviamo. Non vi parlo più della cappella, state tranquilli. Ma il problema del cimitero lo vogliamo risolvere, sì o no? Le forze politiche di Serra l'hanno creato e le forze politiche di Tarasco hanno continuato. Quando io ero con loro all'inizio dicevo: rescindiamo il contratto, non ci possiamo vendere, paghiamo 700 milioni di penale, paghiamolo la penale, ma riappropriamoci del cimitero.
e poi vengono a dire che noi non facciamo i programmi, noi non sappiamo che cosa abbiamo, stiamo dicendo chiacchiere? Non ho fatto un comizio, vi ho parlato di, in questi giorni solo di cose concrete, di cose locali. Eppure, voglio dire, faccio politica da un bel po' di anni. Sono stato candidato al Parlamento, sono stato candidato sindaco, faccio politica da un bel po' di anni. Non vi ho parlato di megasistemi, di aria fritta, vi ho parlato di cose concrete. Pressa, anche se io non vengo in consiglio comunale perché al lavoro non mi posso assentare, che c'è un problema urgente, ma io il paese lo conosco, io lo vivo, perché questo è il nostro modo di fare politica, di viverlo, vivere la cittadinanza, vivere il territorio, stare a te, stare vicino ai cittadini, stare vicino agli agricoltori. Tu dell'agricoltura che hai fatto in questi anni, vieni a parlare di agricoltura, te ne sei fregato. Dopo Parisi, il nulla. Il nulla, è meglio non nominare, a parte un'altra esperienza di un giovane ragazzo. Ma poi il nulla. Il turnover, guardate, sbagliare umano si dice, perseverare in diabolo. Perché se voi di nuovo votate una coalizione con 7 liste o con 6 liste, ci ridiamo di nuovo la zappa sui piedi, ci roviniamo da soli, dobbiamo smetterla, dobbiamo dare un segnale forte, perché se no fra 5 anni anche la un'altra forza politica, se non la nostra, per questo motivo non farà 3 liste, ma ne farà anche essa 7, e chi oggi ne ha fatte 7 ne farà 10. Ma è possibile questa cosa? Diamo un segnale forte! L'unità della sinistra. L'hanno svenduta la sinistra a Palagiano. Il PD, la sinistra, l'ha svenduta, l'ha seppellita. Oggi, nella la crisi economica che c'è, la crisi dei partiti che c'è, da Palagiano, dagli altri comuni piccoli, dalla provincia, noi dobbiamo dare un segnale forte al centro. Non possiamo più accettare dei partiti che sono macchine di potere, macchine di clientela. E ditemi, il PD a Palagiano cos'è se non una macchina di potere, se non una macchina di clientele? Altro che l'unità della sinistra. La sinistra c'è, ma è altrove, non certo da voi. Unito! Sono tutti legati, o perché il figlio lavora alla cooperativa tale, o perché la figlia fa quell'altro lavoro, o perché lui deve risolvere un problema, o perché lui c'ha un altro problema. Questa è la sinistra, questa è la politica, non la sinistra, mi devo correggere, questa è la politica, il clientelismo, l'affarismo, con questi presupposti dove andiamo? Cosa costruiamo? Cosa abbiamo costruito in questi 10 anni? Qua sono arrivati i soldi, una parte cittadini, l'altra parte non sappiamo dove. Questa è la verità. Mi mancano 5 minuti. Questi 5 minuti li voglio dedicare a tutti voi. Voglio dirvi grazie alle tante persone che sono qui stasera. Amici di vecchia data, amici fraterni, alcuni miei, le mie cugine, come sempre, sempre vicine, anche questa volta. Voglio ringraziare tutti i candidati dell'Italia dei Valori, di Sinistra Ecologia e Libertà, dell'Arca, persone che si sono messe in discussione, persone che non sono in vendita, questa è la cosa più, non sono in vendita, queste persone non sono in vendita, questa è la richiesta di Palagiano, persone che non si vendono con un pozzo di pane. Le margherite, eh? La margherita, voglio dire 2 parole prima.
prima, però su quello che ha detto Vito Sanità dell'altra sera, quando ha parlato di Teneri e della candela della speranza. Caro Vito, nel simbolismo dell'antica tradizione, la candela è l'uomo. L'uomo che brucia, che trascorre. L'uomo che consuma la sua cera, che è la sua vita, che brucia di quel fuoco delle sue passioni, dei suoi amori, dei suoi odi, della sua vitalità. Protegge quella speranza, quella candela è l'umanità, è la speranza dell'umanità nel mondo. Dobbiamo proteggerla, dobbiamo fare in modo che non si spenga, dobbiamo coprirla, perché quella è la speranza non solo per il mondo, è la speranza per il palagiano. Dobbiamo far sì che quella candela bruci, e solo noi l'abbiamo dimostrato, l'avete visto con tutti i candidati qua sopra, la passione di questi ragazzi, la creatività, l'intelligenza. Palagiano, non spegnete quella candela, proteggetela. Il 6 7 maggio dategli un voto, votate questi ragazzi. La Margherita, non la Margherita del partito, le Margherite già è il simbolo della verità. Noi siamo persone vere, bene! Per questo ci dovete votare. La Margherita, simbolo della primavera. Per questo ci dovete votare, perché noi saremo la primavera di Palagiano. Il giallo, segno del sole, colore del sole, dell'oro, della nostra conca d'oro. Ce l'hanno distrutta, un paese florido, ce l'hanno portato alla fame, un'agricoltura che arranca. Noi lo riporteremo, questo colore, in alto per Palagiano. Riporteremo la conca d'oro. Ci sforzeremo, sappiamo che è difficile, ma ce la metteremo tutta! Ve lo regalo. Io vi regalo questi fiori. Come si fanno i matrimoni, che vi toccherà tra un po', ve lo lancio! Tu sei già sposato, allora, non devo sposare di più. Io vi regalo tutto questo, metto l'impegno insieme ai miei per fare tutto questo, ma voi dovete fare un atto di coraggio, anche voi vi dovete fare un regalo, ve lo dovete fare da soli questo regalo, il 6 e 7 maggio vi dovete fare un regalo votando la coalizione insieme per Palagiano, mettendo la croce su Cervellera, date un segnale forte. Non voglio sbagliare, vedo il mio cardiologo in fondo, sto tranquillo, sto bene, a cui devo dire grazie, si sta girando, grazie per tutto, per come mi sei stato vicino, e grazie a tutti voi. Adesso io ce l'ho messa tutta, oggi sono qua anche per lui, per un miracolo vorremmo dire, mi piace queste cose, ma forse perché dovevo stare qui e scuotervi per l'ennesima volta. Darvi questa speranza, questa possibilità. Io credo in questo progetto, io credo in questi ragazzi. Io credo che si possa veramente fare qualcosa. Il 6 e 7 maggio, fatevi un regalo. Votate la coalizione insieme per Palagiano. Buonasera a tutti.